Facevano propaganda su Facebook per lo Stato Islamico, i 5 tunisini accusati di essere affiliati all'ISIS. La Procura di Torino ha chiesto il loro arresto, ma la misura non può essere eseguita per questioni procedurali. Grazie a lei. Fotografie di armi, immagini di violenza e la rete di contatti e messaggi via Facebook fra jihadisti agli atti dell'inchiesta della Procura di Torino. Secondo i magistrati, i 5 tunisini che avevano aderito all'ISIS scaricavano dal web materiale di propaganda come foto e video. La Procura, 6 mesi fa, aveva chiesto il loro arresto, richiesta respinta dal GIP. I magistrati hanno fatto ricorso al Tribunale del Riesame che a sua volta ha dato ragione all'accusa. Ma gli arresti non sono scattati perché gli indagati, secondo la procedura penale, possono ancora ricorrere in Cassazione e se la Suprema Corte dovesse accogliere gli eventuali ricorsi i tempi si allungherebbero ulteriormente. Di quei 5 tunisini accusati di terrorismo internazionale, 3 si trovano già ai domiciliari per un'altra vicenda di droga. Sono liberi invece gli altri 2, potrebbero essere all'estero. Uno di loro era stato espulso nel 2016. Erano tutti arrivati a Torino 3 anni fa ottenendo permessi di soggiorno per motivi di studio, ma avevano dichiarato il falso sostenendo di essere iscritti all'università e di avere superato alcuni esami. I tunisini si erano poi spostati a Pisa, lì avrebbero creato una centrale dello spaccio di droga. Nelle indagini condotte dai carabinieri del ROS coinvolti anche altri 2 nordafricani che poi sarebbero morti in Siria combattendo come foreign fighter.